È stata un'opportunità data dalla società che, vista la richiesta dell'Ascoli di mandare alcuni giocatori, ci ha dato questa opportunità di andare a provare con i ragazzi direttamente lì. Mi sono subito reso conto che era un'opportunità importante, che andava sfruttata, e ero molto emozionato e pronto per questa esperienza. Appena ho saputo la notizia sono stato molto felice, poi c'è stata un po' d'ansia inizialmente, però questa si è subito trasformata in emozione e in voglia di allenarmi. Io praticamente stavo studiando per la verifica di scienze per il giorno dopo e mio padre viene chiamato dal direttore sportivo e gli viene comunicato questa cosa e subito me l'ha detto e sono stato molto felice perché comunque sono andato a fare un provino a una scuola professionistica che è una delle prime società che è nata, 1898, e subito si è trasformata in tanta voglia di andare lì e dimostrare chi sono. È stato un bel colpo di scena perché era in un momento della stagione dell'anno nel quale non mi aspettavo questa chiamata, diciamo. Io c'ero già andato a inizio stagione e quindi per me non è stata completamente nuova come esperienza, però quando me l'hanno detto sono stato molto felice perché vuol dire che è stata confermata, diciamo, la mia presenza lì e quindi sono stato molto contento. Sono stato subito molto contento per i ragazzi e per Matteo di questa bella esperienza che gli veniva proposta. Poi, diciamo, un po' di episodi e di casualità hanno fatto sì che fossi proprio io ad accompagnarli in veste di dirigente. Di questo sono stato contento. Siamo partiti in tre nel 2009, un 2008 e in macchina fino a Ascoli. Abbiamo sciolto un po' il ghiaccio nel viaggio. I ragazzi si sono detti anche esplicitamente le cose che provavano e questo insomma è stato utile, no? Appena siamo arrivati ad Ascoli ci hanno subito accolti i compagni e mi ha colpito molto il loro comportamento nel farci sentire a nostro agio, darci le maglie, i kit. Sono stati molto gentili con noi, mister e compagni. Appena siamo arrivati là c'erano delle buste sopra i cognomi e comunque vedete Vignaroli Under 14 con dentro tutte le cose dell'Ascoli, comunque mi sono emozionato perché questo qua è stato il mio primo provino che ho fatto. Il primo allenamento che abbiamo fatto è stato in palestra, è stato bello faticoso, insomma, però è bello fare anche questi allenamenti. E poi abbiamo fatto gli allenamenti sul campo in cui mi sono impegnato molto per cercare di dare il meglio. È stata una bella intensità, un buon livello tecnico, una buona squadra, abbiamo lavorato molto. Beh, sicuramente è bello vedere di che livello sono i ragazzi, i miei coetanei che fanno questi campionati e poi queste esperienze insegnano molto e poi è bello confrontarsi con ragazzi bravi con cui quindi devi impegnare molto per dare il meglio. È stato molto bello perché comunque abbiamo indossato la maglia di una squadra professionistica e gli allenamenti avevano un'altra intensità, erano molto più faticosi, però comunque mi sono trovato a mio agio anche con i compagni. Ho percepito subito il livello che c'è dal dilettantismo proprio ai campionati di BEA e quindi è stato molto importante per me comunque semplicemente rendermi conto del distacco che c'è di livello. E io sono andato con dei ragazzi più piccoli e è stato bellissimo anche vedere loro giocare e per loro è la prima volta e quindi è stato molto bello anche questo. La cosa che mi ricordo di più è un'uscita che ho fatto sull'attaccante loro nel secondo giorno di allenamento alla partita della finale. L'attaccante loro forse uno dei migliori giocatori che avevano in squadra e quindi è stata una bella soddisfazione che ho potuto godermi a fine allenamento. Quello che mi è piaciuto di più è stato il gol di testa che ho fatto l'ultimo giorno, perché poi appena tornato a Roma in campionato l'ho fatto anche con la mia squadra. E quindi questa cosa mi è piaciuta un sacco. È un'esercitazione che praticamente tiro sotto al 7, poi la palla viene data alla squadra che ha preso il gol, riconquisto palla e disegno. Durante il secondo giorno allenamento, praticamente stavo facendo un'esercitazione, una bella esercitazione, mi sentivo bene fisicamente, mentalmente. Mi inserivo, era un giropalla, allora una certa mi arriva una palla, prendo tutti i componenti contropiede, tiro molto bene di collo. Faccio un tunnel a uno che lì era l'avversario e poi prendo controtempo anche il portiere, lì è stato bello, anche il mister l'ha apprezzata come giocata. Vedere i ragazzi indossare la maglia di una squadra professionistica è stata sicuramente un'esperienza emozionante anche per me, soprattutto perché mi sono immedesimato in loro
essendo consapevoli di quanto potesse essere importante per loro fare questa esperienza e avere addosso quei colori. E, quindi la loro emozione indirettamente è arrivata anche a me, che ero lì fuori a fare da spettatore. La cosa che mi porto principalmente a casa dal punto di vista sportivo è il fatto che loro avevano una velocità di esecuzione, soprattutto di pensiero, molto veloce, e all'inizio infatti dovevo un attimo ambientarmi, perché non sono proprio abituato a quella velocità di esecuzione, a quel pensiero. Chiaramente tutti i consigli che mi sono stati dati là, negli allenamenti dei portieri, me li porto e me li metto in tasca per creare sempre di più, per creare e migliorare la mia figura. Io, giocando esterno, diciamo, ho imparato molto ad abbinare il ritmo ai dribbling e a mettere bene il corpo, e altri consigli che mi ha dato il mister dell'Ascoli. Mi porto comunque questo ricordo che mi rimarrà nel cuore per tutta la vita, e anche comunque ho imparato tante cose, soprattutto che devo migliorare un po' la postura del corpo quando mi arriva la palla e che devo giocare a meno tocchi possibile.